Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Yakuza 5. Nello scorso episodio, se non sbaglio, siamo andati avanti con la missione principale. Sono apparse delle secondarie che io direi di andare a fare prima di proseguire con la missione che ci hanno detto di fare. La missione in cui ci hanno incaricato è trovare... diciamo dei membri della famiglia Yahata che sono vestiti di rosso, quindi dobbiamo pestare gente tra virgolette a caso per scoprire cose comunque sempre della famiglia. Dimmi, ma perché adesso basso un po' il volume, gli host mi attaccano? Non ho ben capito. Per carità, non che sia un problema, perché comunque sono scarsi, ma vorrei capire il perché. Solo uno è scappato? Ah, si è visto infatti come mi attaccano bene. Questo non sa neanche combattere. È venuto solamente a proteggere gli amici. Va bene. Peggio per loro. Ti sbatto in terra. E ti schiaccio la testa. E noi possiamo proseguire. Siamo... se non sbaglio... Stamina Royale, grazie. Vabbè, questo lo mettiamo via, tanto possiamo venderlo anche se è nell'inventario. Stavo dicendo, siamo a 12 missioni secondarie su 18, se non sbaglio. Ah, 1 su 9 e 2 su 31, quindi c'è un limite. A questo punto le farei tutte. Non ne sono sicuro di volerle fare tutte, sono abbastanza noiose in realtà. Prendiamo un taxi e scendiamo qua giù. Cioè, a meno che non mi diano qualche tipo di... qualche ricompensa per averle fatte tutte. Non saprei se ho voglia di farle. Sì. Ah, questo è un membro dei Devil Killer. Sì, sono io, Suzuki. Quindi finché non le battiamo abbiamo comunque problemi, ce l'hanno detto. Abbiamo problemi in strada. Vorrei debellare i Devil Killers perché sono un mucchio di deficienti. Quindi adesso decido un po' cosa fare. Lo posso picchiare? No, gli ha dato un calcione. Volevo picchiarlo con le riviste, ma no, non me l'ha fatto fare. Sono più duro dei chiodi. Va bene, scusi. Qua passiamo anche se è rosso. Tanto facciamo quello che vogliamo. Ok, questo presumo sia della missione secondaria. Muramatsu, che è il ragazzo che dice che di avere un po' di rispetto per lui perché è il nostro senpai. Sta chiedendo a noi se ci può aiutare. Ma come? Ok. Familiar voice. Cosa ci fa Yuya? È rip. Sì, io mi ricordo, però. Già. Proviamo a fingere. Quindi come facciamo adesso? Lo spavento no, facciamo finta di niente ancora.
No, poverino. Non sta cercando di fregarci, dai. Va bene, cosa facciamo adesso? Cerchiamo Yuya? Ah, ok, meno male, dai. Ok, meglio così. Sperando che Muramatsu non mi trovi con lui adesso. Esattamente, ci stiamo nascondendo per proteggere Haruka. Eh beh, certo, sì. Ma assolutamente, cioè non potevi saperlo, quindi non è un problema tuo. Stai aprendo un locale anche qua? Ah no, è in vacanza. Ok. Ci sta. Ok. Dici che è successo qualcosa? Hanno litigato di nuovo con col capo? Ok. Vabbè, ci può stare se non si trova più bene. Magari vuole provare a fare qualcos'altro come hai fatto tu, perché no? Ok. Ah, non ha detto ancora nulla Kazuki. Perfetto. Beh, certo. Deve ancora capire cosa vuole fare realmente. Ok. Vuole cambiare identità per un po' di tempo? Certo, potresti. Ok. Vabbè, nel senso perché dovrebbe essere arrabbiato con noi? Ha deciso lui di voler cambiare lavoro. Figurati. Ho offerto anche a lui? Vabbè, tanto i soldi per carità non ci mancano. Chissà. No. Sto sbagliando. Ok, quindi molto probabilmente lo rincontreremo. Anzi, forse è qui su in alto.
Dato che se non sbaglio quella missione secondaria non c'era qua sopra. Però potrei anche appunto sbagliare, essermi dimenticato. Piuttosto, non c'è nessuno. Ah, Yuya. Scusa per l'altro giorno. Ok, allora. Ho cercato in tutti i posti per un lavoro. Ho trovato un incarico come cameriere in un hostess club. Ok? Il posto si chiama La Seine. I'm going to try starting over. Ah, sta cercando di ricominciare da capo in questa città. Sì. Ah, beh, perché poi è anche qui. E questo? Cos'è successo? Assolutamente niente. Ho pensato di servirsi una mano, dai. Orsdorf Morzawa? Assolutamente sì. Ma dai! Vabbè. Cavoli suoi. Non so cosa sia l'Orsdorf, ma va bene così. È deficiente. Vabbè. Quindi sei un combattente? Ok, l'abbiamo aiutato a riprendersi un pochino. È un wrestler, va bene? Sessant'anni? Non l'avrei mai detto. Ok, quindi era famoso. Ok, forse stava parlando di armi, gabbie elettrificate, forse era un combattente del purgatorio. Però era un wrestler, boh, vediamo adesso. Ok, è finito nei guai. No, quindi stava lavorando con proprio con la Lega dei Wrestler, che dopo il suo settimo ritorno l'ha mandato via. Quindi vuole fare un ultimo incontro. Ah, doveva farlo oggi, però è saltata un po' la cosa perché il suo rivale, cioè quello che doveva sfidarlo, ha detto che non poteva combatterlo. Ok, un vecchio amico. Vabbè, se vuoi, le possiamo dare una mano a noi a combattere, no? C'è un gatto, lo spostiamo. Ok,
Eccomi qua, ok, scusatemi. Quindi ci sta chiedendo di aiutarlo. Certo. Ma devo farti anche vincere? Ose Bridge. Va bene? Ah, devo trovare qualcosa per nascondere la faccia. Ok, presumo forse usa la vecchia maschera. Vedremo. Eccolo qua. Questo è il locale di Yuya. Sì, ho ricevuto la tua email. Ok. Sono contento, dai. È la manager? Ah no, è una ragazza dell'Hostess Club. Va bene. Innamorata? Ok. Beh, sì, l'ha già fatto. Ok, sembra che lui stia bene. L'ha cacciata. Va bene. Certo, vedi un po' come ti trovi qua e poi eventualmente cambi idea. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare ogni tanto? No, perché la missione non c'è più. Forse allora ci richiede lui di andare. Oh. E questi? Ci stanno prendendo in giro, scusami? Ah, sono della Yakuza. Non avevo ben capito. Non ho avuto abbastanza hit mod per fermarlo. Va bene. Non mi sembrano molto spaventati. L'abbiamo usato per eliminare anche gli altri, no, forse non li ho eliminati, non li ho tolto solamente dalla vita. Però ormai sono andati, diciamo. Ok. È stata abbastanza semplice. 10.000 yen. Non male. C'è di nuovo la missione di Yuya. Perché no, la finirei a questo punto. Tanto ormai abbiamo detto di fare missioni secondarie. Facciamo missioni secondarie e vediamo come se la sta cavando. Ciao! Ok, ci sono degli Yakuza al momento nel club. Ah, li ha fatti entrare perché il manager le ha dato l'ok.
Stavano facendo pressione per essere pagati, quindi sicuramente stanno chiedendo protezione, cioè hanno offerto la protezione più che chiesto. Certo. Non può decidere cosa fare, diciamo. C'era bisogno. Sì. Ecco qua Kiryu il saggio. Certo, sono ancora forte. Ci sono sei Yakuza nel club adesso. Vabbè, posso darti anche una mano. Va bene. Te li fai tutti da solo? Sei sicuro di non aver bisogno di una mano? Quindi gli diamo una mano, perfetto. Non abbiamo niente di meglio da fare. Lui ne prende 5 e io ne prendo 1. Certo, non mi lamento se li pesti tutti. Anche se, secondo me, ci penserò io. Non so quanto sia forte. Vediamo un pochino. Uno eliminato. Forza. Lo butto sull'altro? No. Lo ah! Che male. Forza! Non c'è bisogno. Ok, dovrei sbattergliela in faccia. Ah no, è questo, ok. Li ho battuti tutti io, però, per carità. Ehi. Certo, sapeva che fosse una cattiva idea, ma era troppo spaventato per reagire. Perfetto, ha ritrovato la sua strada, diciamo. Sono contento.
Abbiamo completato un'altra missione. Ci sembra che sia tutto ok adesso. Ok. Sì, ha deciso di tornare. Ha ritrovato comunque la sua strada, per carità. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere. Certo, me lo terrò per me. Sicuramente verrò a trovarti se ritorna a Camurocio. 2500 punti di esperienza. Ora abbiamo delle missioni 13 su 18, 14, 15, 16 con quella della foto. Va bene, non so esattamente. Ok. Stavo pensando, non so esattamente dove siano le altre. Io direi di tornare a questo punto. Ah no, non era un posto dove fare la foto. Stavo dicendo di tornare a casa e cercare qualcosa per coprire la faccia. Magari riutilizziamo la vecchia maschera da wrestler che avevamo usato per fare l'incontro quando ci trovavamo ad Okinawa. No, verso sopra. Ok. Tanto nel mentre che giriamo, dobbiamo comunque cercare i tizi vestiti di rosso. E quindi possiamo approfittarne appunto per fare le missioni secondarie. Quello chi è? Mi scusi? Questo è uno Yakuza, dai. C'è bisogno. Ah no, sono dei punks. Quanti siete? Ok, questi sicuramente scappano appena batto il loro capo. Facciamo così. Ce la prendiamo ovviamente con lui. Uno. Due. No? Guardalo. No, peccato. Avrei voluto lanciarlo sull'altro, eliminarne due in uno, ma non ha funzionato. Ancora nulla per questa mossa? Eppure l'ho usata parecchio. Ok. Stamina Spark. Lo mettiamo via per ora. E stavamo dicendo di tornare a casa. Non abbiamo trovato altri ristoranti dello chef, quindi sì. Siamo a 13, 14, 15, 16. 17 ne manca un'altra ancora, perché 16 è quella della foto, se è una missione secondaria ovviamente, 17 è quella dello chef. Ci siamo quasi, dai. Tanto come ho detto, non abbiamo fretta se il gatto non tocca niente, dato che mi sta un po' importunando. Cosa devo fare? Questo? Però dice...
Ho qualcosa nel mio appartamento, forse c'è qualcosa di, tra virgolette, nascosto, che ho nell'hideout. Una maschera del drago. Sì, è quella delle, che ho usato durante il match del wrestling. Assolutamente d'accordo. Con quella puoi combattere senza che nessuno sappia chi tu sia. Sì, andiamo adesso. Ci cambiamo. E siamo pronti, no? Sarà più forte adesso? Perché non è ubriaco? Volevo usare la mossa speciale. È scarsissimo comunque, eh. Ho capito che è vecchio, però. È che noi siamo bestiali. Anzi, demoniaci addirittura. Ok, ci ha dato i soldi. Beh. Non c'era bisogno, ma va bene lo stesso. Va bene. Eh sì, sei stato fortunato. Figurati, è stato un piacere. 2000 punti esperienza, siamo saliti anche di livello e possiamo fare due abilità. Non male. Vediamo un pochino. Sì, è proprio quello che sto per fare. No. E no. Non posso fare upgrade. Sono già al massimo. Il 10 è il livello massimo. Va bene? Questo? Magari ci consiglia un posto dove andare? Assolutamente no. Allora, secondo me prendere il taxi è la mossa migliore. Poi diciamo, ci conviene prendere il taxi. E tornare al luogo dove lavoriamo, così possiamo anche decidere di fare qualche missione prima di. C'è ancora della spazzatura? Prima di continuare con la missione principale. Però toglie abbastanza questa mossa, eh. Male. Dobbiamo anche scoprire le mosse da ubriaco, adesso che ci penso. Andiamo di qua. Intanto abbiamo ancora un pochino di tempo. Possiamo permetterci, presumo, di fare un'altra missione secondaria. Non ho trovato ancora nessuno vestito di rosso. Ah, si trova qua sotto.
Guarda che di nuovo il pescatore a questo punto. Possiamo provare. Raccogliamo la spazzatura anche se siamo già al massimo. Ah no, è questo, ok. Non ho fatto tutta quella strada per niente. Chi sei? Noboru Kudarizaka. Deve essere qualche missione che non ho fatto. Un nuovo progetto. Ah, forse sta parlando del film del samurai? Dai, lo facciamo. È un film d'azione con gli Yakuza. Ok, praticamente devo picchiare della gente. Ci può stare. Vediamo un pochino. Non ci sono delle cose da... Perché c'è un vampiro? Non facciamo domande, Kiryu. Sono degli zombie. Ok, sì, devo memorizzare le parti dello script. Cioè, dello script, non mi viene in italiano. Va bene lo script, dai, ci siamo capiti. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente. Tatsu di Kamuro. Sono qui per finire... per finirla, fratello. Quindi questa devo ricordarmela. Pensi di potermi uccidere? Scusa, ma non succederà mai. Non posso essere ucciso. Perché, vedi? Sei un vampiro, vero? Ok, quindi lo sapevi. E tutti quelli che ho morso diventano morti viventi, praticamente. Appaiono quattro zombie da dietro. Presto li... ti unirai a loro, Tatsu di Kamuro. Quindi... Tatsu sconfigge gli zombie uno alla volta. Oddio. Swept back hired zombie. Zombie wearing hat. Non so cosa sia swept back. Quindi quello col capello è il secondo. Quello con la giacca gialla è il terzo. E quello con gli occhiali è il quarto. Quindi quello che rimane è il primo. Ok, vediamo quanto sei immortale. Ho ancora delle carte nelle mie maniche. Ho ancora dei trucchi nella manica. Appaiono degli zombie. Ok. Ok. Togli fuori una spada speciale. The Azimun you stole from the boss was fake. Quindi la spada che aveva rubato dal boss era un falso. Che l'ha cambiato con quella vera. Le carte sono cambiate. Ok.
Ok, sconfiggiamo il vampiro. The boss will be waiting for you in hell. Molta roba da ricordare. Sì. Mir happy ending, dai. You are a campfire. Ok, quindi devo ammazzare prima. Allora, sono in ordine. Cappello, giacca. Perfetto. Uno. Due. No! Quello con gli occhiali era alla fine, però cosa ci puoi fare? Si è avvicinato. Perfetto. Immortal o not. Va bene. Adesso non mi ricordo più niente di questi. Ah, devo fare così, no? Oh man. Poi se non gli va bene, pazienza. L'importante è che siano le scene. Vabbè. Come non detto. Aia. Quindi sì, me lo ricarica. Eliminiamoli. Ok. Più o meno, dai. Abbiamo sbagliato anche l'altro combattimento. Ok, tira fuori la katana. Daisy Moon you stole from the boss was fake. È giusto. Sì, esattamente. Devo fargli la mossa speciale. Vampire Yamashiro. Anche i fulmini, la spada. Mi serve. Dai. Usa il potere speciale, zicchete zacchete, zuccate zunk. Dovrebbe essere a posto. It's waiting for you in hell. Perfetto. Vediamo com'è andata, anche se non era perfetto. Perfetto.
Dai. Mi hanno pagato 70.000 yen. Sicuramente in base a quanto mi ricordo. Non male. Più 1.200 punti di esperienza. Io direi di andare a salvare a questo punto. Permesso. Ok, ragazzi, noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video.